grazie moltissime per essere presenti. Volevo raccontarvi un po' la nostra esperienza con wearable devices, in particolare con Microsoft Hololens. Io sono Emanuele Borasio, sono il fondatore di We Are, una startup innovativa con sede a Ferrara che lavora da anni appunto sulla realtà aumentata. In particolare ci siamo verticalizzati sulla manutenzione industriale, sul training del personale. Siamo nati nel 2014, abbiamo al nostro interno un acceleratore per startup qui di Milano, una società del gruppo di Digital 360, anche Aruba, che ha creduto molto nell'introduzione di queste tecnologie, e anche siamo accelerati in PolyHub. Dunque, il problema è l'addestramento del personale, la manutenzione e la sicurezza dei lavoratori. È un costo molto importante in Europa. E noi riteniamo che con nuove metodologie, in realtà non tanto nuove, il mobile è già stato fortemente introdotto nelle corporate, si possano appunto abbassare questi costi. In particolare abbiamo creato una piattaforma che si chiama Marco, che permette alle aziende di creare degli overlay con la realtà aumentata senza conoscere il codice. In pratica voi potete fotografare un oggetto, una scheda elettronica, anche tipicamente un quadro elettrico, un pannello di controllo, trascinare delle icone su un web tool, un sito internet molto semplice, molto banale, pubblicare nel cloud dall'altra parte del mondo un operatore puntando il proprio telefonino e smart glass in futuro, poi vi racconterò di sviluppo sugli smart glass, può visualizzare direttamente sull'oggetto reale questi oggetti, queste informazioni. Tutto codeless, in particolare proprio si usa la logica drag and drop. Ecco come funziona Marco: fotografate un oggetto reale, trascinate le icone nel punto prestabilito. Questo è un esempio su un porto, una fotografia di una scheda elettronica molto vecchia. Trascino le icone, spiegazione, dettaglio con dei testi, posso poi collegare dei file all'interno del dispositivo oppure esterni, dei siti internet così, pubblico nel cloud e dall'altra parte un operatore con tablet, smartphone e smart glass può visualizzare questi oggetti. L'app client è molto semplice, selezionate il progetto, si accende la fotocamera, fa una scansione all'oggetto stesso ed ecco visualizzati i contenuti, che poi sono interattivi, molto 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 semplice da utilizzare. C'è uno strumento anche di analitiche che aiuta chi crea il manuale a seguire i vari operatori, quindi si può vedere quanto tempo si è fermato un operatore sul match, sul particolare oggetto, e quindi fare delle statistiche. Attualmente Marco è utilizzato dai brand importanti, quindi in Italia il nostro primo utilizzatore è Enel, che lo utilizza principalmente per la manutenzione e l'installazione dei quadri elettrici. Però anche nel segmento aerospace, in particolare, lo stanno utilizzando le utilities per l'addestramento del personale temporaneo, quelli che lavorano per alcuni mesi l'anno all'installazione. Esperienze sugli smart glass. Devo dire, li abbiamo provati tutti quanti, quelli presenti sul mercato, sono principalmente, come sapete, dei prototipi. Nessuno rispetta, diciamo, delle regole fondamentali anche di sicurezza per i lavoratori, quindi non sono compatibili con elmetti, con occhiali di protezione, con i guanti, quindi nessuno è realmente utilizzabile ad aprile 2017 attualmente sul mercato. Abbiamo cominciato a lavorare con Epson Moverio da molto tempo. Epson ha creato questo device che è in realtà un dispositivo Android che trasmette le informazioni su degli oculari, decisamente molto ben fatti, molto l'ultima versione dei Hololens, quindi si riescono a vedere gli overlay, la parte di realtà aumentata, in maniera molto efficiente, anche in condizioni di alta luminosità. Però, come vedete, è un semi-wearable. L'operatore deve tenere in mano una CPU, un modulo, che in pratica lo obbliga ad avere solo una mano libera per poter operare. Il vantaggio di utilizzare gli smart glass è proprio di avere le informazioni sugli occhi e le mani libere per poter operare. Però in effetti è tutto sommato un dispositivo abbastanza interessante, perché è proposto a un prezzo entry level di tipo cellulare di alta gamma, quindi comunque è stato adocchiato da alcune aziende per poter eseguire dei progetti pilota. Quello che abbiamo notato è che la dimestichezza di un operatore ad utilizzare un dispositivo Android è similare a quella di uno smartphone, quindi doppio clic per l'icona per fare partire l'operazione, l'app, e quindi poi avere le informazioni sul web.
però ancora vi dico, un'introduzione di massa non c'è stata nel nostro paese, ma anche negli altri, appunto per questi problemi di incompatibilità con i dispositivi di protezione individuale. Abbiamo lavorato anche su altri smart glass, in realtà stiamo lavorando con dei brand anche internazionali che si forniscono dei campioni di utilizzo che saranno poi veicolati quest'anno. In particolare siamo riusciti a cominciare a lavorare su Hololens l'anno scorso, quando una corporate con cui lavoriamo, Enel, ci ha fornito un primo esemplare ottenuto nel mercato americano da una loro partner. Come sapete, Hololens è un dispositivo di derivazione dal loro modulo per il gaming Kinect. In pratica, all'interno dello smart glass c'è questo modulo che riesce a capire in sostanza e dialogare con la realtà che ci circonda, quindi riesce a fare come una scansione dell'ambiente circostante, posizionare come un centro fisico delle coordinate in cui posso collegare dei modelli 3D, delle finestre 2D e quindi posizionare intorno a me quello che loro chiamano degli ologrammi. In particolare su Hololens possiamo visualizzare delle finestre simili Windows 2D che poi posso appiccicare direttamente alle pareti. Voi pensate proprio di aprire Skype, Internet Explorer e posizionarlo direttamente intorno a me come se fossero dei quadri virtuali e operare con me stessi. Nel contempo posso generare dei modelli 3D interoperabili, tipicamente si possono utilizzare dei software che conoscete molto bene, come Unity, quindi operare tutta una serie poi di opzioni sul modello 3D e quindi posizionarlo in uno spazio, fissarlo in un ambiente, quindi l'operatore mi sembra comunque di operare con un ologramma. In particolare gli usi sono molteplici, io comunque tengo a dirvi, poi se venite al mio stand vi faccio provare delle applicazioni che abbiamo sviluppato per alcuni clienti iniziali. È un dispositivo ancora prototipale, Microsoft non lo metterà in commercio, lo darà OEM ad alcuni brand, si parla di HTC, Lenovo, HP, probabilmente Asus, che lo metteranno poi anche a dei costi sicuramente molto minori di questo prototipo di Microsoft. Le possibilità di utilizzo chiaramente sono molteplici. Noi come azienda lo proponiamo nel training del personale, siamo molto verticalizzati appunto sull'aiutare le persone a capire meglio il loro lavoro e soprattutto training e quindi supporto diretto alla comunicazione. Sicuramente c'è un modulo di teleassistenza che la stessa Microsoft sta proponendo, basato su una versione evoluta di Skype, che è molto interessante. Quindi un operatore remoto, pensate sul posto, lavora, trasmette le informazioni un operatore senior in azienda che gli può indicare proprio cerchiando degli oggetti, posizionando le frecce virtuali sugli oggetti che lui percepisce da lontano all'operatore sul posto per aiutarlo meglio a svolgere il task. Chiaramente il modulo di realtà mixata, come la chiamano loro, aiuta moltissimo la creazione di giochi, quindi potete testurizzare un ambiente virtuale aggiungendo delle texture mobili a parete, quindi ricreare lo scenario virtuale con cui poi è possibile operare. Sicuramente anche il settore dell'educazione, appena i costi del device si abbasseranno, sarà molto interessante. Ultimo, chiaramente il marketing è fortemente aiutato, eventi come questi, delle fiere in cui un operatore non riesce a portare magari il suo prodotto perché è molto grande, ingombrante, oppure è molto difficile ricreare dei movimenti, delle funzionalità del prodotto in fiera, è possibile appunto usare Hololens per creare dei ologrammi tridimensionali interoperabili per mostrare in sostanza quello che fa il prodotto. Qui vi mostro la nostra esperienza con un grosso gruppo italiano che si chiama Santex Rimar. Santex Rimar è un'azienda centenaria, più di 100 anni, che fa dei telai per tessuti particolari, sono leader delle macchine che fanno Foretex, tessuti per automotive. Se voi entrate nella nostra macchina, probabilmente il 50% dei tessuti, dal cinture di sicurezza all'airbag, è fatto da un'azienda italiana, da un telaio fatto da un'azienda italiana, Santex. Io ho conosciuto l'anno scorso perché ho avuto la fortuna di vincere uno dei premi del premio Marzotto, che era finanziato da loro. Loro sono molto vicini alla Fondazione Marzotto, proprio vicini anche di luogo, e finanziano questo premio da molti anni. Abbiamo vinto il premio corporate e questo ci ha permesso di avvicinarci all'azienda.
abbiamo subito proposto a questa azienda di aiutare i loro collaboratori appunto con la realtà aumentata e mixata. Gli è piaciuto molto Hololens e con loro stiamo portando avanti due linee differenti: un supporto al marketing diretto e un supporto a chi crea i telai direttamente in azienda. Su questa seconda fase purtroppo ancora non posso parlarvi perché lo presenteranno loro a tempo debito le loro fiere. Un giorno poi ne parleremo, magari vi racconterò meglio che cosa stiamo facendo. In particolare guardo l'oggetto che un operaio, un lavoratore sta montando con gli Hololens e vedo le parti mancanti, vedo che cosa devo aggiungere via via nella fase di costruzione. Oggi invece vi parlerò della nostra esperienza di supporto al marketing diretto, in particolare quello che un po' i guru della realtà mixata chiamano holo marketing. In particolare durante le fiere, indossando un Hololens, voi potete visualizzare, ce l'ho qui poi al mio stand A18 che lo mostro in dettaglio, un modello di automobile dove potete vedere i vari componenti interni fatti con telai appunto di Santex Rimar. Quindi, aprendo le portiere, il baule, cliccando sui vari geotessuti, i tessuti geotextile, potete riconoscere varie tipologie di macchinari, di telai che creano i tessuti. Vi serve durante gli eventi di Santex Rimar per fare vedere effettivamente quante parti, toccare con mano questo elemento virtuale posizionato proprio di fronte a voi, ci potete girare intorno. Io praticamente accendo Hololens, indico Hololens di piazzare un'automobile quasi per vista naturale di fronte a me e un utente ci gira intorno, gioca con il modello, apre le portiere, ci mette dentro la testa e cliccando sui vari componenti può riconoscere il brand del gruppo che fa quel particolare componente. Questo è piaciuto molto, si sta presentando nel gruppo internazionale, quindi alla fiera di tutto il mondo, la prossima è tra 10 giorni a Francoforte appunto, e vedremo che come sarà l'accoglienza da parte di chi poi compra i loro prodotti. Vi ringrazio moltissimo per questa presentazione.